Situata sul golfo di Taranto tra il Mar Piccolo e il Mar Grande, fu orgoglio del mondo greco, dedita al commercio e all'arte della scultura e della filosofia. Dall'oracolo di Delfi il verdetto che la rese figlia di Sparta, l'unica figlia mai perduta, che ancora mostra la forza di un amore che attraversa il mare, quello stesso mare che le separa ancora oggi, che il tempo restituisce agli uomini, città legate dal mito e la storia, Taranto e Sparta, madre e figlia. Destini fatti di lunghe parabole gloriose e di cadute e memorie che ancora riecheggiano e spingono oltre la vita e la gloria lontana, e qui a Taranto si respira ancora il sapore di quella città nelle sue rovine che tramandano secoli lontani e sontuosi. Taranto nacque nel 706 a.C. dallo spartano Falanto, figlio di Arato, discendente di Eracle, che con altri spartani approdò presso Satirion e da lì, spostandosi verso l'odierna città vecchia, nascerà proprio Taranto, nel golfo di Taranto, lì dove i due mari, il Mar Grande e il Mar Piccolo, baciano la terra, dove sorse una fiorente città che ancora fa riecheggiare il suo splendore attraverso i suoi ritrovamenti. La pregevole dea di Taranto, ad oggi identificata con Afrodite, che con il suo sguardo misterioso e indecifrabile affascina ancora quanti possono ammirarla, o le metope del Naiscos di Via Umbria, una pregevole sepoltura appartenuta a un membro importante della città, nella quale probabilmente un personaggio legato alla polis sconfigge un barbaro nemico, e non troppo lontano il resto della grande necropoli, che ancora oggi testimonia l'arte e le peculiarità delle maestranze tarantine. Sontuose, maestose, piene di colore e vita, le due colonne di Piazza Castello, che ancora oggi sono la testimonianza del primo tempio dorico della Magna Grecia, dove al suo interno avremmo trovato importanti statue di divinità, tra le quali quella di Artemide Ortia, il cui culto era probabilmente presente all'interno dell'edificio. È qui che sorse una delle più potenti città del mondo greco, l'ultima grande regina, fino alla caduta del 209 a.C. a causa della conquista romana. E grande il legame con la sua città madre. Pausania ci racconta di una statua di Atena posta dai tarantini per omaggiare la sua grande madre presso via Aphetais. Come la statua, anche il culto di Artemide Ortia era un legame molto forte tra madre e figlia. Infatti era presente certamente un importante edificio di culto di Artemide Ortia e la tradizione continuò anche nella città figlia di Sparta. E molto probabilmente il tempio oggi conosciuto come Tempio di Poseidone fu un tempio dedicato a una divinità femminile e molto probabilmente proprio Artemide Ortia. A testimoniare l'enorme ricchezza di Taras, le splendide monete rinvenute di diverse epoche, nelle quali spesso è raffigurato Taras, figlio di Poseidone, il fondatore legato al mito, del quale si dice giunse dove sorse Taranto in groppa a un delfino. Lusso, ricchezza e ambizioni di conquiste
avrebbero suscitato spesso conflitti con le popolazioni limitrofe, tra le quali i Messapi, contro i quali i Tarantini si trovarono spesso in conflitto, guerre che avrebbero spesso attirato premurose alleanze con la grande madre Sparta, la quale inviò addirittura sovrani a morire per la figlia al di qua del mare, Archidamo III, che morì per Taranto contro i Lucani nel 338 a.C. I Tarantini daranno vita a una città all'avanguardia, dedita ai commerci e alla bella vita, attenta a tenere lontane le negatività, mettendo fuori la porta di casa una gorgone e creando interi quartieri commerciali nei quali si commerciava olio, stoffe e porpora, grazie anche all'importante porto situato nel Mar Piccolo. Taras era un centro florido dove la ricchezza traboccava attraverso l'ingegno di Lisippo e il suo Eracle Pensante, una colossale statua di bronzo che possiamo immaginare attraverso le copie romane e i 18 metri di altezza dello Zeus, una colossale statua superata in maestosità solo dal Colosso di Rodi, realizzata dagli allievi di Lisippo. Le tante ricchezze che fecero grande Roma e salvarono Roma, donando infinite risorse necessarie a fornire potenti eserciti conquistatori, dei quali l'oro della Magna Grecia è in gran parte l'artefice della sua invincibilità. E ancora avremmo visto statue votive ornamentali, rievocative, pregevoli vasi attici, coppe, gioielli e magnificenza ovunque, anche nel sontuoso tempio ionico che probabilmente venne dedicato alla dea Nike, o lì dove si trovava un tempio dedicato al culto di Afrodite, culto la cui presenza è ancora forte in epoca augustea, come prova il ritrovamento dell'altare di Copenaghen, dove oggi si trova. Ogni faccia dell'altare riproduce una divinità, tra le quali proprio Afrodite armata, sormontata da festoni non troppo diversi da quelli presenti nelle raffigurazioni dell'Arapacis, costruzione coeva all'altare di Copenaghen Tarantino. Taranto amava lo spettacolo e la bella vita, e proprio qui, in uno dei due teatri della città, avvenne il famoso affronto alla potente Roma, che promise di tornare per distruggere la città. A Taranto si faceva filosofia, Taranto era la città di Archita, il cui ginnasio fu il più grande del mondo greco, non troppo lontano da piazza Peripatos, luogo di passeggio di filosofi e uomini di scienza, e probabilmente di Archita, uno degli uomini più geniali dell'umanità, autore della famosa colomba, un uccello meccanico considerato da molti il primo oggetto volante creato dall'uomo. Nel 209 a.C. Taranto venne conquistata dai Romani, e gli anni precedenti fu l'ultima grande regina del mondo greco, dopo la caduta di Siracusa, e ancora oggi desta fascino, interesse e ammirazione tra gli appassionati e gli studiosi, raccogliendo sempre più interesse per la storia e il prestigio che ha rappresentato durante il suo periodo greco.